Batman Cape Crusader, una serie innovativa, rivoluzionaria, una ventata d'aria fresca per il personaggio di Batman e dei suoi comprimari. Questo è quello che avrei voluto fosse il mio pensiero, la mia opinione sulla serie animata, ma ne parlo soltanto ora perché ho fatto veramente tanta fatica a recuperarla. Porca miseria, è noiosissima, è di una lentezza incredibile. Poi una grandissima delusione perché si parte in stile pulp noir, poliziesco con i mafiosi, i criminali, e poi all'improvviso, nel giro di pochissime puntate, perché alla fine sono poche della prima stagione, i criminali vengono totalmente dimenticati e c'è libero spazio ai freaks. Non che mi dispiaccia, però almeno dai un bilanciamento. Hai iniziato con un'impronta e hai cambiato nel giro di 2 o 3 puntate completamente il tuo stile narrativo e anche la tua argomentazione, i tuoi personaggi principali. Prima di andare avanti, come sempre, come al solito, lasciate un commento, mettete mi piace, salvate il video, iscrivetevi e seguitemi. Vi prego. Non mi dispiace molto il fatto che sono state cambiate un po' le dinamiche e i personaggi in sé. È interessante il pinguino versione femminile, perché comunque ha il suo perché. Ha il modo di farsi rispettare, essendo sia una bella, interessante dama di corte, diciamo, sia un ottimo criminale di tutto rispetto, con figli deficienti, praticamente. Ciò che però non mi è piaciuto è la controparte di Selina Kyle, è un po' anche Harley Quinn. Selina Kyle sembra troppo stupida, troppo ingenua. Cioè, ok che ha le prime armi, ma tecnicamente è una specie di femme fatale in tutte le iterazioni. Perché adesso è così cretina? E poi è anche brutto un po' il vestito con cui va, il costume con cui va in giro. Harley Quinn è una svitata. Ok, sì, dovrebbe essere psicolabile in generale, ma così sembra semplicemente stupida. È un po' interessante la versione di in costume, la versione criminale di Harley Quinn, sembra anche un po' inquietante a tratti. Quello che invece mi è piaciuto, a parte il comparto doppiatori, tra cui voglio evidenziare Sara Ciocca, una ragazza bravissima che ha iniziato con Alessandro Siani e invece adesso sta volando nei punti più alti della stratosfera del cinema, sia come attrice che come doppiatrice, che in questa serie doppia notturna, quindi soltanto in un episodio, ma è bravissima, la sua voce è fantastica, mi piace tantissimo. Dicevo, oltre al doppiaggio, quello che voglio salvare è Batman e Bruce Wayne, due personaggi che mai come in questa serie sono agli antipodi, completamente separati come se fossero due individui diversi. E soprattutto in questa serie viene evidenziato quanto Bruce Wayne sia in realtà quella la maschera di Batman. Questa cosa la trovo molto intelligente, infatti si vede molto più Bruce Wayne in ambito sociale, cosa che comunque non è stata molto approfondita nelle varie iterazioni del personaggio e soprattutto grazie a quella schizza cervelli di Harley Quinn si cerca di scavare un po' più a fondo nel personaggio di Bruce Wayne. Sì, va bene, è ovvio che salvo anche il reparto grafico, esteticamente è molto interessante, è molto bello anche il costume di Batman con le orecchie allungate che in qualche modo riprende sia alcune storie noir come quelle di Tim Sale, sia la serie animata famosissima degli anni 90. Ricapitolando, no, purtroppo questa serie non la salvo e non credo che vedrò la seconda stagione. J.J. Abrams mi ha davvero deluso.